Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a un inizio settimana, ancora una volta con Casa Rossini, come sempre, lunedì, mercoledì, venerdì in diretta, sono le 10 e un minuto, i nostri contatti sono relativi a un numero per mandarci messaggi attraverso WhatsApp, oppure anche vocali, oppure anche fotografie, oppure quello che preferite inviarci per mettervi in contatto con noi, approfittando del fatto appunto che siamo in diretta, oppure una mail. 351-708-9977 è il numero di WhatsApp che vedete anche sullo schermo, casarossini@rossinitv.it è la mail che potete utilizzare naturalmente non solo adesso, ma in qualunque altro momento abbiate voglia di mettervi in contatto con noi. Adesso è il momento ideale perché essendo in diretta siamo in grado di interagire con voi, se volete anche interagire con i nostri ospiti lo potete e lo potrete fare. Introduciamo come sempre la nostra puntata andando a dare un po' un'occhiata alle caratteristiche del giorno, ma prima di tutto abbiamo il nostro ormai celebre sondaggio, stiamo spremendoci veramente ogni giorno per trovare qualche domanda diversa da sottoporre e da proporvi, le domande sono anche poi duplicate sulle storie Instagram del profilo di rossinitv.it e anche sulla pagina Facebook. La domanda per il sondaggio del giorno è: parlare o ascoltare? E qui diciamo che siamo nell'ambito ovviamente delle preferenze, ma immagino che si capisca bene qual è la risposta che si dovrebbe dare. Voi però dovete essere sinceri e dovete dirci la verità. Preferite essere quelli che parlano o quelli che ascoltano? Chissà. Lo scopriremo andando a vedere i risultati di questo sondaggio. Oggi è il 12 aprile, 102esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 263 giorni alla fine dell'anno e secondo il nostro librone Personology è il giorno della consapevolezza sociale. Come celebrazione internazionale civile c'è oggi è la Yuri's Night, è una celebrazione internazionale in onore di Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio. La notte di Yuri, chiamata anche World Space Party, è una celebrazione internazionale ma che parte in realtà dall'America, non a caso la scritta del nome Yuri è scritta con la Y non con la J, chiamata appunto anche World Space Party, è una celebrazione internazionale che si tiene il 12 aprile per celebrare una pietra miliare dell'esplorazione spaziale, di cui parleremo anche dopo. Prende il nome dal primo essere umano lanciato nello spazio e tutto qua. Poi fra un attimo parliamo anche del senso di questa iniziativa, perché quando parleremo del fatto del giorno ci riferiremo appunto a questo lancio e a questa conquista, inizio della conquista dello spazio. La Chiesa Cattolica celebra San Zeno o Zenone, siamo a Verona intorno al 371 è il giorno di morte di San Zeno, è stato l'ottavo vescovo di Verona, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa, la maggior parte della sua vita comunque è avvolta nella leggenda, si sa poco di questi santi di quegli anni così remoti. L'evento storico che abbiamo scelto per il 12 aprile è appunto, risale al 1961, qui vedete un giornale russo che celebra questa conquista, il primo uomo Yuri Gagarin ad andare in orbita nello spazio pilotando l'astronave Vostok 1, con la quale resterà in orbita, indovinate un po', 108 minuti, che quella volta erano un ragguardevole spazio di tempo. Yuri Gagarin, nato il 9 marzo del 34, morto il 27 marzo del 68, è stato cosmonauta, aviatore, politico sovietico, primo uomo a volare nello spazio, portando a termine con successo questa missione il appunto 12 aprile 61. In seguito a questo storico volo, che segnò una pietra miliare nella corsa allo spazio, Gagarin divenne una celebrità internazionale, ricevette numerosi riconoscimenti e medaglie, tra cui quella di eroe dell'Unione Sovietica, la più alta onorificenza del suo paese. La missione sulla Vostok 1 fu il suo unico volo spaziale, anche se in seguito venne nominato come cosmonauta di riserva nella Soyuz 1, conclusasi in tragedia al momento del rientro con la morte del suo amico Vladimir Komarov. Successivamente Gagarin servì come vice direttore del Centro per l'addestramento cosmonautico, in seguito prese il suo nome. E questo era l'evento che abbiamo scelto per ricordare appunto il passato, il 12 aprile. Adesso andiamo con il pensiero del giorno. Negare ciò che accade significa rallentare il processo di scoperta di se stessi. E con questo abbiamo concluso questa prima parte. Come vedete ho indossato la mascherina perché
abbiamo fatto entrare il nostro primo ospite. Ricordiamo che dalla ripresa delle dirette della settimana scorsa abbiamo deciso di indossare la mascherina proprio per dare oltretutto anche un segnale forte a tutti quelli che ancora hanno qualche dubbio e che invece bisogna che in qualche modo contribuiscano in questo momento a attivarsi per continuare a limitare il contagio, che insieme alla vaccinazione dovrebbe portarci fuori da questa situazione. Diamo il benvenuto, mascherato anche lui, al nostro primo ospite, Enrico Battistelli. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, grazie. Allora, Enrico Battistelli, qualcuno comunque lo può riconoscere anche se ha la mascherina, perché è uno dei protagonisti di una trasmissione che è in onda su Rossini TV, sarà un ciclo di 5 puntate, siamo alla seconda puntata. Diciamo subito che la trasmissione ha a che fare col motivo per cui lui è qua e soprattutto con l'argomento che è quello della sua attività. BP Cube, Innovation District Informa è la trasmissione. Voglio ricordare subito che va in onda, condotta da Francesca Tricca, il mercoledì alle 21.30 in prima visione. Dopodiché poi ci sono numerose repliche, qualcuno avrà visto che anche questa mattina è stata la replica della seconda puntata. Prima però, Enrico, devi anche tu sottoporti a quello che è il responso del nostro librone. Enrico Battistelli. Con piacere. È nato l'8 novembre, e allora andiamo a vedere se lo trovo subito, perché io metto i segnalibri ma poi magari me li perdo. No, ci sono. Allora, il giorno della linea di confine. Ah, volevo dire che io non li leggo mai prima, per cui è tutta una sorpresa, è una diretta anche per me, va a capire cosa dice il librone. I nati l'8 novembre sono spesso attirati in aree dell'esperienza umana che altri considererebbero dubbie, discutibili o oscure. Le vie piane e diritte non gli interessano affatto, anche se apparentemente sembrano alquanto normali. Dopo averli frequentati per un po' si scopre facilmente che hanno gusti e interessi insoliti, persino strani, e che cercano con tutti i mezzi di esplorare i limiti dell'esperienza umana. Addirittura, proprio qui siamo nell'innovation al massimo proprio. Nati questo giorno, questi magari forse qualcuno li saprai già, Christian Barnard, il cardiochirurgo che per primo è riuscito a realizzare il trapianto di cuore, Alain Delon, Virna Lisi, poi c'è anche Edmund Halley, l'astrologo e matematico inglese del 600, a cui hanno dedicato addirittura la cometa. Insomma, sei, direi, in ottima compagnia, insomma, come nati. Pregi, profondo, serio, teso al successo, su questo ci siamo, per quello che ti conosco ci siamo, e a questo punto entriamo nel vivo e iniziamo a parlare di questa tua BP Cube Innovation District. Di cosa stiamo parlando? Grazie intanto, prima di tutto grazie perché non hai citato i difetti, che sarebbe stata una cosa molto lunga e avrei occupato tutta la giornata, non sentivo il bisogno oggi, però anche per i telespettatori. E BP Cube è un incubatore di startup, e viene da ormai 8 anni di storia e coltivando la passione per le startup e la consulenza loro dedicata. 8 anni sono, iniziano ad essere tanti, perché come sai la startup vive un percorso molto veloce e si chiama proprio appunto startup perché velocemente deve arrivare al successo. BP Cube nel 2013 ha creato o fondato questa struttura proprio per dare un supporto a tutti quelli che volevano creare impresa. Quindi senza limiti di tipologie di imprese, però chiaramente la startup, come già eravamo arrivati a questo punto, sono tutte quelle tipologie di aziende che vogliono aprire, costituirsi e cercare di scalare velocemente, quindi arrivare al successo in maniera veloce, come chiaramente grazie a un incubatore che dovrebbe, e non solo, dovrebbe chiaramente dare i giusti strumenti per fare un percorso più breve rispetto al normale percorso di un'azienda che generalmente è molto più lungo e non privo di ostacoli. Cioè voi in pratica avete creato una startup per aiutare le startup. Infatti il primo articolo era la startup che aiuta le startup, mi è sempre un po' piaciuto, lo racconto anche se dopo 8 anni non siamo più noi startup, perché per la legge la startup può essere per al massimo 5 anni, quindi tolta anche la legge, comunque generalmente dopo i primi 2-3 anni la cosa importante è capire se funziona la startup, quello è molto importante e l'incubatore serve anche a questo. Tra l'altro dicevamo prima, no, perché abbiamo fatto 2 chiacchiere anche prima dell'inizio della puntata, le startup all'italiana risentono un po' del carattere degli italiani, no? Gli italiani prendono la macchina, quella a noleggio a lungo termine, poi però alla fine la riscattano e la tengono, no? Non la ridanno indietro. La startup che nascerebbe nell'idea a livello internazionale, americano soprattutto, con l'idea di creare un'attività che abbia proprio come obiettivo quella di essere venduta, cioè c'è qualcuno in America che
che crea e trova idee, trova finanziamenti per lanciare un'attività che ha l'obiettivo di essere venduta a una multinazionale. Tutte le grandi case che conosciamo partono da lì e prima o poi vengono vendute. In Italia invece poi, quando abbiamo fatto la robina bella, ci piace tenerla, insomma, no? Anche l'imprenditore italiano si affeziona alla sua creatura. Hai completamente ragione, anche se negli ultimi anni qualcosa sta avvenendo. Anche in Italia dei fondi di investimento stanno investendo molti milioni di euro. Gli ultimi report sono di tantissime startup acquisite da questi fondi e quindi qualcosa si sta muovendo. Io dico grazie anche al nostro lavoro, non il nostro di Pesaro, ma all'ecosistema creatosi con gli incubatori e il mondo universitario. Noi siamo molto legati, non so se sai che BP Cube ha degli accordi quadro con le università del nostro territorio, così ogni incubatore nella propria regione collabora con le proprie università di riferimento e con tutti quelli che sono stakeholder, comunque tutto l'ecosistema di startup e innovazione del territorio. Un incubatore come il vostro fa anche da radar, cioè cerca anche oppure aspetta di essere cercato? Ne parleremo proprio nella terza puntata di BP Cube Informa. I nostri radar, le nostre antenne sono gli imprenditori che utilizzano noi per darci il segnale, ovvero cerco innovazione nel campo della meccanica, meccatronica, telemedicina, perché no, software di un certo tipo, e noi espandiamo queste loro richieste nel nostro ecosistema. Abbiamo per l'appunto un coworking, guardavo le immagini che scorrevano, questo polo molto grande, no? Tantissimi metri per ospitare talenti. Ospitiamo persone che hanno grandi capacità, non sempre le capacità dei nostri ragazzi, dei nostri professionisti vanno nella direzione che cerca l'imprenditore, per diversi motivi. Uno però potrebbe essere il mancato cortocircuito e questo noi cerchiamo di metterlo in pratica, quindi prendiamo queste informazioni e le trasferiamo a tutti i nostri abitanti, così li chiamiamo, professionisti, persone che sono nei nostri spazi, ancora di più ai giovani che conosciamo. Abbiamo detto le università, ma ancora il polo, tutto il polo Confindustria, per la quale noi operiamo su questo tema. Ancora le associazioni di categoria, tutte, la prima puntata era con CNA, Moreno Bordoni, quindi tutte le associazioni in qualche modo cercano di utilizzare noi magari a questo fine, a questo scopo, con anche degli eventi dedicati in cui noi magari lanciamo l'idea e cerchiamo di raccoglierne un frutto, ovvero un'idea sviluppata dove per diventare impresa servono ancora tutti quei passaggi, quei mesi all'interno dell'incubatore, acceleratore, per farla diventare un'azienda. Mi hai dato un assist e io adesso te lo rilancio, no? Abbiamo parlato di questo spazio di coworking e io mi sono preso un appunto, se non sbaglio è annunciato per il 20 aprile, per cui di qui a poco, il nuovo sito. Il mio assist di rilancio è il nuovo sito web o un nuovo sito fisico? Allora, grazie della domanda. Intanto il sito web, questo lo diciamo perché è bpq.com e avrà all'interno tutti i contenuti che ci servono per poter dialogare con il nostro pubblico esterno, clienti, abitanti, tutti quelli che ci possono cercare, perché lì troveranno informazioni del coworking, per i processi di incubazione, i processi di accelerazione. Quando dico incubazione e accelerazione, così proviamo a mettere un po' di chiarezza, generalmente cambiano nel periodo dove l'incubazione magari è una parte che più lunga perché parte dall'inizio, proprio dalla parte zero, cioè quando proprio devi avere tutte le competenze per arrivare al mercato maturo. Accelerazione, quando invece le competenze già ci sono, serve una capacità aggiuntiva di arrivare al mercato, ma generalmente è l'ultima parte, quindi l'accelerazione è più corta e arriva un po' dopo. L'incubazione è un periodo lungo, noi consigliamo da 1 a 2 anni, perché questo è il periodo in cui si può formare il gruppo diventa coeso, può lavorare con tutti gli strumenti che troveranno, grazie a noi, tutta la nostra struttura e gli abitanti della struttura, perché la capacità di fare network è enorme, riescono a diventare quindi azienda startup. Quindi nel sito troveranno tutto, il sito fisico in via degli Abeti 106 di 1200 metri quadrati, siamo vicini di casa, ma direi anche che per ora siamo a posto così, no? Direi 1200 metri quadri destinati a quest'idea del coworking, e a questo punto il coworking, che se non ricordo male era a sua volta una startup come idea, si fonde e diventa anche in questo caso nello sviluppo, nel fiume di iniziative e di idee che state sviluppando e portando avanti, diventa un elemento essenziale.
Certo, lo spazio come elemento essenziale. In questa pandemia ci siamo accorti che poi tutti siamo riusciti a lavorare da casa, ma con grandi limiti, no? Il limite è proprio quello di sentirsi soli, di non avere il network e persone con cui confrontarsi, avere magari bimbi, io ho due bimbi che girano per casa con tanto di giochi, quindi rischio anche di farmi male rimanendo a casa con delle colle, no? Delle importanti riunioni sempre con i bimbi, magari chiaro a prezzi per un lato, ma dal punto di vista professionale chiaramente è latente la cosa. Quindi gli spazi professionali che abbiamo, il co-working in Via degli Abeti, per trovare un posto di lavoro molto professionale. Abbiamo fibra, quindi fibra cablata e quindi una capacità molto importante di avere videoconferenze, di trasferimento dati, eccetera. Un team di professionisti sempre pronti per spiegare gli strumenti, no, anche trucchi per poter arrivare velocemente a una maturità digitale, perché alla fine tutto si racchiude in questo, una maturità digitale di ogni impresa, professionista e abitante che vuole entrare lì dentro, per diventare poi abili nel poterlo utilizzare nel loro mercato. Questo mercato è ancora più ampio, perché pensate, abbiamo la possibilità di 38 box, quindi 38 spazi, mini uffici da destinare, sono quasi tutti pieni, si alternano, mancano sempre quei 2 o 3, generalmente poi anche a volte voluti, liberi, per certo, poter accogliere startup nuove, altrimenti non avremo spazio, però all'incirca, quindi pensate, dalle 30 ai 36 uffici sempre pieni, in maniera continuativa, dove ogni ufficio può contenere dalle 2 alle 3, a volte anche 4-5 persone, gli uffici quelli molto grandi. Quindi si parla di un numero di 50-100 persone che si muovono all'interno degli spazi, chiaramente con dei contratti che ci permettono, uno, di conoscerli molto bene per quello che possono fare, due, per tutelarci tutti all'interno, perché non possono entrare esternamente persone che non hanno il nostro contratto, non vengono in qualche modo riconosciuti e in qualche modo noti, ecco, così, certo, per essere, per dire, è anche molto sicuro, perché quando abbiamo ospiti esterni c'è una prassi, un po' come da tutte le parti, di controllo, monitoraggio, temperatura, evidente, accesso, perché c'è proprio un punto iniziale di segreteria che fa questo per tutti gli abitanti, quindi certo, servizi diffusi per tutti quelli che vogliono vivere lo spazio in maniera sicura e professionale. È bella questa cosa che vengono definiti abitanti, quelli che lavorano in un coworking, proprio perché dà l'idea appunto del distretto, no? Cioè il distretto di innovazione è non solo comunque un concetto e che si può espandere al di fuori del perimetro delle mura del vostro spazio, ma è anche proprio un vero e proprio distretto all'interno di questi 1600 metri, perché tra loro i professionisti possono cominciare a interagire e si può creare anche quello che di solito non si riesce a creare attraverso le attività dedicate, e in particolare le attività dedicate online. Io dico sempre, posso comprare tutto online, però non mi sorprenderò di qualcosa che non sapevo di stare cercando, no? Se vado in un negozio, se vado in una libreria, magari io vado preferibilmente in libreria, magari trovo quel libro che non avrei mai cercato e di conseguenza che non avrei mai comprato. E credo che anche nella vostra realtà, è vero, si possono fare tutte le riunioni precise, sicuramente in tante occasioni la scoperta della possibilità di collegarsi via Zoom è stata una scoperta dell'acqua calda, ma eccezionale, perché c'erano situazioni francamente assurde in cui gente si muoveva da ogni parte d'Italia per fare una riunione di un'ora, poi tornava a casa e l'impegno era più muoversi che quello che si riusciva a realizzare. Però in tante occasioni invece dove lo scambio lavorativo è quotidiano, e allora c'è bisogno anche di questa interazione che magari riporta, appunto, come dicevo prima, a scoprire qualcosa che non ci si aspettava e che non si sapeva neanche di star cercando. È giusto? È molto giusto, è molto importante. Abbiamo cancellato ormai un termine, quindi non lo ripeterò oggi perché racconta troppo della pandemia, quindi ne utilizzerò un altro, quello della cross fertilization, ovvero che stando insieme ci sono questi inserimenti, questa possibilità di accrescersi proprio insieme, perché si trovano questi spunti da persone che magari non ti aspettavi o non pensavi di aver bisogno di quella cosa, in particolare di quella capacità e competenza, quando invece trovandola ti accorgi che ti ha risolto un problema. E noi ogni giorno viviamo per risolvere il problema, che può essere il problema piccolo, grande, tuo o di chi ti sta vicino, ma questo dobbiamo fare. E lì riusciamo a farlo. Quindi l'interazione è molto anche importante, orizzontale, cioè tra i soggetti, oppure passa comunque in maniera, sì, verticalissima per, verticalistica. Guarda, per il vostro... No, il verticale lo abbiamo noi sempre tenuto da una parte, perché è vero che delle cose, se riesci a dargli delle verticali, scorrono prima, possono anche andare più veloci, però poi perdi
per anche la velocità, tanti aspetti. Quindi da noi è molto orizzontale, ci definiamo così, e quindi tra i progetti nascono molte interazioni. Non a caso un esempio che creano un software, ad esempio poteva in qualche modo migliorare anche quello che era di fianco, trovano il modo poi o di riunirsi o comunque entrambi di migliorarsi a vicenda. Perché poi diciamocela tutta, quando uno ha un'idea, c'è ancora questo vecchio concetto, mi rubano l'idea. Cioè, togliamola, perché qui non si rubano le idee, perché l'idea veramente è una scintilla che serve a poco se non c'è tutto il resto, che sono capacità, sono ore di lavoro, sono un team formato su quella scintilla per produrre veramente la grande invece scintilla, ovvero il fuoco, quello, quel fuoco che anima e che ti porta al mercato. Perché poi l'imprenditore, quando dicevi, in Italia questi magari capitali non arrivano, anche lì non è che non arrivano, i capitali ce n'erano tanti, ne rimangono tanti in Italia, ma non vengono convertiti nella startup o in alcune tipologie di startup, perché secondo loro non hanno dei numeri giusti per poter avere poi un ritorno economico, perché di quello si parla molto, di ritorno economico, meno di ritorno e di impatto sociale. Questo sarebbe importante ricordarlo, ci sono molte start-up a forte impatto sociale, no? Che operano, ieri ero con un amico imprenditore, opera ad esempio con una start-up che dona cibo, ha messo in piedi una piattaforma dove le grandi eccedenze vengono convertite all'interno della piattaforma, le associazioni possono andare a trarre dei pasti o dei cibi per i bisognosi, per chi più ha bisogno, dove veramente serve. Quindi forte impatto sociale, quindi forte innovazione e forte impatto sociale. C'è proprio una distinzione, anche la legge lo prevede, con delle normative a favore di chi fa forte impatto sociale o forte innovazione, in qualche modo togliendo una tassazione magari che è invece nelle normali aziende. Ecco perché anche quando mi dicevi di startup ed aziende classiche, normali, potremmo anche dire che le startup godono di un incentivo anche sulla tassazione, magari ancora piccolo, alcune tasse che non si pagano, però ci si accorgerà che non è anche questo del tutto scontato e banale, perché grazie a questo invece si può ottenere un lavoro soprattutto flessibile, dove praticamente tutti i dipendenti possono compartecipare dentro la società. Quindi è previsto, certo, per la startup, non è previsto per delle aziende classiche, certo. Dovremmo arrivare a delle SPA per ritrovare quelle tipologie di leggi, oggi invece fruibili a tutti facendo startup. Quindi primo a raccontare, noi facciamo questo, esatto, e ti consigliamo questi come sono, poter essere così flessibile, avere questo minor costo. Questi sono tutti gli argomenti, esatto, che voi studiate, conoscete, mettete a disposizione. Noi oggi volutamente non entriamo troppo nel tecnico, anche perché il pubblico che abbiamo non si è seduto davanti al televisore per seguire un argomento di questo genere, ma se lo ritrova, e allora dobbiamo da una parte inventarci un modo per raccontargli delle cose, dall'altra rinviare tutti quelli che vorrebbero saperne di più alla puntata, alle 5 puntate, 2 sono già andate in onda ma vanno in replica, ne andranno altre 3 a cadenza bisettimanale di BP Cube Informa, nel quale invece entrate in maniera molto più concreta dentro gli argomenti più tecnici. Per il pubblico della diretta, perché poi in realtà Rossini TV propone questa trasmissione in diretta alle 10 del mattino, ma poi alle 16 del pomeriggio, alle 22 e poi alle 15:30 del giorno dopo, la domenica pomeriggio, per cui il pubblico è molto vasto. Però diciamo che abbiamo in testa l'idea di un pubblico della domenica mattina, fatto magari di qualche nonna che in questo momento dice parlano di qualcosa che può interessare a mio nipote, che si è messo da poco a lavorare, eccetera. Cosa possiamo dire a un pubblico che ci segue in questo momento e che può riferire al nipote, al figlio, a qualcuno che magari in questo momento pare di sta navigando un po' a vista in un mare abbastanza complicato e turbolento come quello del mondo del lavoro? Assolutamente, e possiamo dire che tutte queste, diciamo, idee non devono andare perse, ma vanno raccolte e date forma all'interno di uno spazio come il nostro. Non è l'unico, ma chiaramente è uno dei più importanti, sia per la provincia di Pesaro Urbino e nelle Marche, quindi comunque importante, in via degli Abeti 106, ci venite a trovare quando volete, non c'è nessun problema, dal sito bpcube.com
settimana prossima è nuovo, aggiornatissimo, troverete proprio dei link in cui scriverci o subito trovarci, subito e contattarci, come anche i social, perché BP Cube è su Facebook, lo troverete, è facilmente raggiungibile, e anche poi dalla nuova pagina Instagram che sarà unita insieme a quella del coworking, quindi su BP Cube troverete tutto, le informazioni, venite lì e ci raccontate l'idea, perché noi siamo, come ti dicevo in anteprima, certificati al Ministero dello Sviluppo esatto. Economico, quindi noi non possiamo fare nulla al di fuori della legge italiana, che quindi per privacy, per patti di riservatezza, quindi venite, ci raccontate l'idea, noi possiamo ascoltarle con tutta la segretezza del caso, potervi consigliare le fasi da percorrere, che possono essere quelle di una consulenza, quelle di creare un brevetto, perché anche sul mondo dei brevetti potremo passarci delle mattinate certo. intere, hanno grandi contributi economici, lo Stato paga per poter fare brevetti, come lo Stato paga attraverso dei bandi, e questo lo fa anche la Regione Marche molto molto bene, danno dei bandi per promuovere questa idea. Molte volte i bandi vanno direttamente all'ideatore, qualche volta si chiamano indiretti, possono anche arrivare ai consulenti, che però quindi si trovano praticamente la consulenza pagata a favore però dell'idea. Certo. Quindi in entrambi i casi è molto importante, perché si arriva velocemente all'idea finale, di pronta per andare in un mercato. Quindi certo. veniteci a trovare, scriveteci, o anche l'email semplicissima info@bpcube.com, quindi scriveteci, tenete subito informati. La mascherina mi fa venire la tosse, che è una specie di ossimoro, se vogliamo, alla fine, perché io non ce l'ho, ma quando metto la mascherina poi un po' mi viene. E vorrei concludere con un'ultima domanda, per la quale ti do un paio di minuti, ma dovrebbero essere sufficienti. C'è un limite, diciamo, di categoria merceologico, per capirci, al tipo di attività, oppure non ci sono limiti? Guarda, non ci sono limiti, perché l'innovazione è ovunque, no? Dove ti giri, parlavi della mascherina, sai quanti brevetti già sulle mascherine, che possono, da quelle trasparenti per tutti i casi, no? Utilizzabili o con diversi filtri applicabili, ma anche su ad esempio, parlavi di che siamo italiani, sul cibo, no? Quanta innovazione sul cibo con anche enzimi, no? Che lo rendono, lo chiamano oggi superfood, quindi tante idee nuove, come il digitale, come quello di creare idee nuove, brevetti sulla meccanica, abbiamo un po' di tutto. Siamo passati da moto elettriche, auto elettriche, e abbiamo pensato di studiare tante cose, droni, rilievi, quindi abbiamo fatto tutto. Centinaia di idee passano ogni anno in BP Cube, abbiamo l'obbligo di scrivere insieme al Ministero il numero di quello che ogni anno succede in BP Cube, è un numero elevato, adesso dico velocemente, certo. più di 100 idee all'anno, quelle valutate, più di 30 le idee che sono già diventate delle aziende consolidate, che quindi fatturano e hanno già dei dipendenti, e quindi dico la crescita è importante avvenga così, senza limiti, perché il limite non deve esistere sulla tipologia, ma ci devono essere delle chiare regole su come ogni idea deve arrivare a un mercato. Questo sì, assolutamente, è molto rigoroso, non bisogna improvvisarsi o ascoltare persone che non fanno questo come professione e che ti dicono faresti bene ad esempio andare sul giornale, questo lo racconto perché è incredibile, prendi una nuova idea e mettila nel giornale, sapete benissimo che un'idea già pubblicata in un giornale non può più essere brevettata o comunque incorre in delle problematiche enormi perché è stata vista e invece il brevetto deve rimanere segreto. Quindi un consiglio che può sembrare utile, conosco il giornalista che te la fa, sbagliatissimo. Sbagliato, quindi vedi? Affidarsi a professionisti. Bene. Insieme troveremo il modo sia di raccontarla oppure di segretarla in modo da ottenere maggior beneficio con un brevetto, un patto industriale. Sono tante le cose che possiamo fare, lo facciamo con tantissimi soci, perché sono il socio fondatore, sono ingegnere, ma ho altri 6 soci principalmente che operano all'interno della struttura, ognuno per dei rami ben definiti, arriviamo dalla parte legale, commerciale, no, finanziaria, a quella sull'intelligenza artificiale, quindi ormai informatici, quindi persone molto capaci, e con tutto questo team diamo le giuste informazioni per chi vuole cercarci. Bene, io sono sicuro che questa chiacchierata ha ottenuto 2 obiettivi. Il primo è incuriosire nei confronti delle trasmissioni che andranno in onda nelle prossime settimane. BP Cube Informa, ricordiamo, programmazione di Rossini TV con prima messa in onda, con la prima visione il mercoledì sera alle 21.30, ma poi con numerose repliche durante la programmazione. E la seconda è nel capire
che Enrico Battistelli e BP Cube sono soggetti che meritano fiducia, perché poi questo è il punto chiave. Quando ci si pone da neofiti, soprattutto visto che parliamo di startup, nel mondo del lavoro, una certa paura, un certo timore di finire in mani sbagliate chiaramente c'è sempre. Invece credo che sia arrivato molto forte, anche dal tuo sguardo e dalle tue parole, questo segnale forte di fiducia. C'è della competenza, ma non solo, c'è della competenza, c'è comunque un insieme di caratteristiche che fanno sì che ci si possa affidare con serenità e affidare la propria idea con serenità, certi che verrà comunque valutata e se considerata favorevolmente, anche aiutata a crescere come da logica dell'incubatore di startup. Grazie mille. Grazie a te. E allora noi siamo nella pausa, andiamo in pubblicità, devo dire qualcosa in questo momento? No, non dico niente, vado in pubblicità, subito dopo avremo il secondo ospite della giornata, Andrea Giuliani, sindaco di Colli al Metauro. Grazie ancora Enrico, restate con noi e non ve ne pentirete. Grazie a tutti. Eccoci tornati allora, siete ancora tutti lì? Benissimo, siamo con il nostro secondo ospite della giornata, con Andrea Giuliani. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, un pelarino più vicino al microfono, sì. Non troppo, ma va bene così. E finalmente ci conosciamo anche di persona, tra l'altro c'è tutta una storia con il sindaco Giuliani curiosissima, perché ci siamo sentiti prima della nostra pausa Covid, poi io avevo sbagliato giorno e allora avevamo preparato, poi lui non poteva venire, poi insomma alla fine sembrava diventata una difficoltà insormontabile, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, perché poi di cose da dire ne abbiamo tante insomma. Beh, Colli al Metauro è un bel argomento. È un bel argomento. Non mancano gli argomenti. Allora, per cominciare però, anche al sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, nato il 4 gennaio, noi facciamo il quadretto con il nostro librone. Abbiamo questo libro comprato apposta all'inizio, quando abbiamo cominciato a pensare a questa trasmissione, si chiama Personology, e ha la presunzione di delineare un quadro, che ovviamente non vado a leggere tutto, per ogni giorno di nascita, per cui non è solo genericamente il segno zodiacale, roba del genere, proprio il giorno. Il 4 gennaio, giusto? Sì. Il 4 gennaio è il giorno del formulatore, c'è anche questa definizione che non so mai cosa voglia dire esattamente finché non leggo. I nati il 4 gennaio presentano un'attitudine naturale per la soluzione di problemi d'ogni sorta. Allora direi che questa qui è una dote perfetta per un sindaco. Il più delle volte si tratta di un dono di carattere tecnico, essi sono dei veri esperti nell'esaminare una determinata situazione e nel riassumere quello che non va in maniera molto concisa e stringata. Poi va avanti per due pagine, però già questo mi sembra che faccia un bel quadretto. Nati in questo giorno abbiamo Louis Braille, il musicista francese che ha studiato all'Istituto Precechi di Parigi, diventando organista ed è l'ideatore, tra l'altro, del sistema tattile di lettura. Sì, esatto. E Giuseppe Cammarano, che non conosco, pittore nato a Sciacca, in provincia di Agrigento, ma soprattutto Isaac Newton, cioè mica siamo, mica come dicono i romani, pizza e fichi, insomma, ecco. Concettuale, metodico e pragmatico sono i pregi, insomma, direi che il quadretto che ne esce è perfetto per introdurre al meglio la nostra chiacchierata. Direi che mi rispecchia abbastanza. Dai, bene, sono contento, sono contento. Allora, innanzitutto diciamo che Colli al Metauro, per qualcuno che magari fosse rimasto un po' indietro, è uno di quelli che si definiscono comuni sparsi. Sì. Secondo Wikipedia è proprio così, la definizione esatta è questa. È un po' strana come definizione, comune sparso dall'idea proprio sperso, invece non è così. Istituito il 1 gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina e Calcinelli. No, Calcinelli in realtà è una frazione di Saltara. È una frazione i di Saltara. Serrungarina e Calcinelli sono insieme. Sono Saltara, okay. Serrungarina e Montemaggiore. E Montemaggiore al Metauro. E comunque alla fine mettili insieme, sti comuni sono 12.000 erotti abitanti, insomma, sì, sì. Comincia a essere una bella realtà. Sì, soprattutto 47 chilometri quadrati, esatto, di estensione, molto variegata. Il comune sparso, come hai detto giustamente, è una definizione non bellissima, però esprime bene le caratteristiche di questo territorio, molto variegato, molto collinare ovviamente, però con importanti centri abitati sulle parti basse a zona Valliva, dove c'è comunque una fiorente anche attività artigianale, medio industriale,
e quindi con tutte le problematiche di questi territori che potevano coniugare forzatamente la storia e la cultura dei borghi murati collinari con la modernità e la necessità, insomma, di progredire e di farsi trovare sempre pronti delle piccole e medie aziende che sono ubicate nella valle. Vedi, ci fa vedere la regia diverse immagini che avete inviato e che ci fanno vedere anche tutti i piccoli borghi, Pozzuolo, Bargni, insomma. Sì, perché il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza appunto di questi cinque borghi murati, tre le ex municipalità di Serungarina, Montemaggiore e Saltara, e poi due più borghi più piccoli, Pozzuolo e Bargni, che sono delle vere e proprie bomboniere. Le immagini che vedete sono il frutto di un lavoro fatto conclusosi recentemente, che praticamente è mirato a ridare al nostro, a dare per la prima volta al nostro nuovo comune del materiale promozionale da poter distribuire a livello turistico, perché quello che abbiamo ereditato noi nel 2017 quando siamo arrivati da neo amministratori di un comune appena nato era tutto materiale ovviamente appartenente alle tre ex municipalità, per lo più datato perché magari non più stampato da anni, con delle informazioni che non corrispondevano più al vero, e effettivamente mancava quello che era la promozione turistica di Colli al Metauro. Insomma. Perché in questi casi di fusione, la fusione coincide, viene fatta coincidere con l'inizio della legislatura. In realtà no, quando viene fissata la nascita del nuovo comune, le vecchie amministrazioni vengono sciolte e viene fissato un termine elettorale, esatto. Quindi di fatto si coincidono. Praticamente coincidono. Sì. Da te poi ci diamo del tu, perché certo, con tutto questo trascorso telefonico alla fine siamo diventati amici, sì. E c'è anche una complicazione in più, perché il primo sindaco, che era Aguzzi, è diventato assessore, è stato chiamato dalla giunta regionale come assessore, di conseguenza t'ha lasciato la patata bollente in quanto vice sindaco, adesso sei vice sindaco reggente, per cui in pratica sindaco, con una situazione che prevederebbe un finale di legislatura nel 2022, ma c'è questo anticipo al 2021, però c'è il Covid, insomma ce n'è da decidere. Non ci annoiamo, certo, esatto. Però come ho sempre detto, i tre anni passati con Stefano Guzzi sono stati sicuramente anni molto formativi. Stefano è un personaggio vulcanico, lo conosciamo tutti, però da parte sua ci ha fatto sempre molto lavorare come assessori e quindi siamo cresciuti tanto. Siamo cresciuti tanto, oserei dire, anche come maggioranza, come gruppo, diciamo, di governo, pur essendoci tra di noi, insomma, diverse persone che magari sono la prima esperienza, però siamo persone comunque tecnicamente preparate, che oggi non guasta in un comune moderno dove servono tante competenze diverse, e con grande senso di responsabilità abbiamo accolto questa situazione, e sarebbe stato forse più semplice dire facciamo venire un commissario poi vedrà lui, certo. Però la situazione pandemica era tale per cui chiaramente non era neanche pensabile da parte nostra una situazione del genere, per cui pur con tutte le responsabilità del caso abbiamo raccolto l'eredità, un'eredità pesante, ma che sicuramente ci dà stimolo per guardare avanti. E a questo punto diremmo raccolta bene, perché insomma ci sono già il consolidamento dell'ufficio dei servizi sociali col personale fisso grazie a queste risorse di governo che sono arrivate, sì. E che danno la possibilità. Altri punti che mi ero segnato, la banda ultralarga, questo momento in cui c'è un ritorno della popolazione verso i borghi, voi accogliete volentieri popolazione di rientro, insomma credo che già solo con queste cose qui ci sia da fare parecchio. Ma guarda, come ci siamo spesso scambiati, no, telefonicamente le varie informazioni, veramente di argomenti di Colli al Metauro in questi anni ne sono usciti tanti. Quelle a cui accennavi sono sicuramente quelle che sono diventate predominanti. Un comune nuovo, alle prese con un territorio vastissimo, con tante problematiche diverse, ha necessità di una struttura ben più importante di quella data dalla somma dei tre ex municipi quando li abbiamo messi insieme. Noi siamo poco più di 42-43 dipendenti, e per un che sono assolutamente insufficienti per tutte quelle che sono le problematiche che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Però è anche vero che in questi anni abbiamo cercato di guardare avanti.
Non possiamo pensare soltanto, no, a questi 10 anni che sono garantiti dal fondo ministeriale per le fusioni. Dobbiamo strutturare un comune che sia in grado di reggersi anche sulle sue gambe da solo, e per fare questo dobbiamo certamente fare scelte lungimiranti, di prospettiva, a volte anche rinunciando a qualcosa che sarebbe facile, no? Magari, no? Seguire l'istinto, dice, cioè, certo, ho dei soldi da spendere, li spendo. Ho dei soldi, li spendo bene. Senza dimenticare il fatto che comunque le 3 ex municipalità, come tutti i comuni italiani, purtroppo venivano da una situazione, da tempi di vacche magre, come si dice, per cui partiamo da un presupposto, per esempio le strade, facciamo l'esempio delle strade, e qui era 10-15 anni che non si asfaltava più da nessuna delle tue municipalità. Non è che si può fare finta di niente. Oggi ci sono delle risorse, le stiamo pianificando, le stiamo organizzando bene. Solo in questi 2 anni abbiamo asfaltato più di 1,5 milioni di euro di strade, abbiamo un piano di asfaltature che ordina le strade, soprattutto in termini di in base alle condizioni di vetustà, ma anche di sicurezza, e quindi in base a quelle priorità scientifiche che ci siamo dati, piuttosto che magari di altro tipo, andiamo a intervenire progressivamente per ridare un decoro e una sicurezza generale al nostro paese. Io questo territorialità intesa come chilometri quadrati è una cosa che ho imparato facendo questa trasmissione, perché l'ho scoperto appunto parlando con altri sindaci, ed è stato un concetto illuminante che mi piacerebbe che arrivasse bene chiaro anche a chi ci ascolta da casa. L'idea di valutare le dimensioni di un comune basandosi solo sulla popolazione è un'idea sbagliata. Bisogna basarsi anche sul territorio, anzi il territorio è la parte che richiede molte risorse, soprattutto quando è molto ampio, perché poi alla fine poche persone devono occuparsi di più spazio, e occuparsi di tutto questo spazio è un servizio anche per la comunità di chi non risiede lì, perché poi in un comune ampio noi ci passiamo, attraversiamo, andiamo da un'altra parte passando per lì, e se nel passare da quelle parti le situazioni delle strade o comunque di tutto quello che è il territorio non sono all'altezza, magari ci lamentiamo con non sappiamo chi, e invece questo è un concetto molto molto importante. Qui non si tratta, io dico sempre, di lamentarsi a prescindere, perché è giusto lamentarsi, perché lamentarsi, io traduco lamentela con segnalazione di un problema, ed certo, è giusto che chi governa sappia del problema. È anche giusto però sapere che se da una parte è un territorio diffuso, è un territorio comunque vissuto, perché tu sai, sappiamo in ogni momento che poche parti del territorio sono sguarnite o non sono osservate, e questa è per noi una grande sicurezza, però indubbiamente la diffusione crea problemi. Se devo andare a prendere un bambino con il pulmino a Pozzuolo, che solo per andare, no, comunque devo partire, per dire, per farlo essere a scuola alle 8, devo partire alle 7, purtroppo, cioè, io lo faccio il servizio ed è giusto che io lo faccia, lo organizzi, però magari la famiglia non può magari, ecco, prescindere dal fatto di svegliarsi presto, perché certo. Da una parte comunque dobbiamo venirci incontro, certo. Stesse cose per quanto riguarda il servizio della raccolta dei rifiuti. Noi stiamo cercando di pensare a una progettualità che deve essere forzatamente specifica per il nostro territorio. Certo che se fossimo tutti concentrati in un unico posto, infatti, i costi di raccolta sarebbero certamente inferiori. E oggi da una parte si spinge per il porta a porta, perché noi lo guardiamo con favore, il porta a porta integrale su tutte le frazioni che abbiamo già in forma sperimentale nell'ex municipalità di Montemaggiore. D'altra parte non possiamo prescindere dai costi, che comunque, certo, sono importanti, soprattutto quando pensiamo di andare a raccogliere delle frazioni separate di rifiuto, appunto come dicevo prima a Pozzuolo, piuttosto che Bargni o nei borghi isolati. Per cui certamente stiamo pensando a dei modelli che saranno studiati ad hoc, proprio perché devono contemperare da una parte l'efficienza del servizio con i costi. Io lo sapevo che era così piacevole fare questa chiacchierata che il tempo sarebbe volato, per cui prendiamoci comunque una scadenza e parliamo di qualche argomento, di quelli che più ti stanno a cuore, turismo, cultura, che sono un po' poi i temi del tuo assessorato, se non sbaglio. Certo, guarda, tocchi un tasto che ovviamente mi fa solo che piacere. Io vengo lo dico sempre, il 2020
è stato un anno ovviamente bruttissimo come per tutti. A Colli ha avuto, diciamo, soprattutto dal punto di vista culturale, quelle per quelle che sono le manifestazioni di punta, altalenante, perché siamo riusciti per esempio a chiudere Macchie Inchiostri, che è il nostro festival di giornalismo d'inchiesta, perché è finito a febbraio proprio in corrispondenza dell'inizio delle limitazioni. Certo. Però il Covid ha avuto mano pesante, per dire, su un'altra manifestazione come era ieri, che c'è cioè la commemorazione storica che ricorda il passaggio di Winston Churchill a Montemaggiore, in occasione della battaglia sul Metauro e del conseguente sfondamento della linea gotica, che ovviamente è stata una manifestazione che per noi è di punta, ma quest'anno nel 2020 è stata ovviamente rimaneggiata tantissimo. Siamo riusciti, nonostante tutto, a presentare un libro a cui tenevamo tantissimo, della professoressa Marta Marchetti, il frutto di tanti tanti anni di ricerche, interviste ai sopravvissuti, ai reduci. Oggi chiaramente passano gli anni e certo, meno probabile è trovare ancora in vita le persone che c'erano al tempo. Però è stata veramente una cosa veramente interessante, a cui io tenevo molto dall'inizio del mandato, e finalmente sono contento di esserci arrivato. La stessa cosa, ho visto prima passare una clip dei nostri mosaici di Saltara, e siamo particolarmente orgogliosi di aver concluso settembre, esatto, il lavoro di restauro di questi tre frammenti musivi da 3 metri per 1, quindi molto grandi e anche molto belli, devo dire, che furono ritrovati alla fine degli anni 30 a Calcinelli, nella nostra frazione, e che fanno parte di una domus, o meglio, di un agglomerato urbano di origine romana, risalente al 200 a.C., quindi ai tempi della Flaminia, e un'area all'interno della quale noi contiamo di andare a fare degli approfondimenti, diciamo, di tipo soprattutto geomagnetico, georadar, senza quindi andare a rimaneggiare il terreno con opere di scavo che sono sempre un po' difficili poi da gestire. E siamo soprattutto contenti di aver dedicato a questi tre mosaici, finalmente restituiti al loro splendore, una sala espositiva dedicata, quindi la MOS, Sala dei Mosaici di Saltara, oggi purtroppo chiusa ancora come certo, tutti gli musei per le limitazioni dovute al Covid, ma che contiamo a breve, insomma, di riaprire per poter dare la possibilità a tutti di vedere questi tre splendidi pezzi d'opera, diciamo, di arte romana. Un'altra cosa che ho imparato è la grande passione che i sindaci che vengono qua, ma in generale che io rilevo, per il territorio. Noi abbiamo un amico comune che è Alfio Magnesi, col quale anche Rossini TV collabora attraverso la messa in onda dei risultati delle sue iniziative, l'Ideo Calendario, l'Ideo Book, e lui mi racconta di una grande passione anche proprio per lo studio, per l'approfondimento, e anche questo libro di cui mi hai appena parlato testimonia questo. Insomma, sono territori nei quali la gente non va solo a dormire e va a lavorare da un'altra parte, ma che sta anche riscoprendo in maniera molto forte, e sono convinto che questo dipende anche dall'ottimo lavoro che stanno facendo le amministrazioni. Io ho questa sensazione. Guarda, io sono contento delle tue parole e le estendo volentieri a tutte le amministrazioni passate, insomma, senza distinzione di colore, perché hai detto una cosa giustissima: chi si candida a fare sindaco in un paese come in uno dei paesi come il nostro non lo fa certo per motivi economici, o sappiamo benissimo che nel gioco non vale assolutamente la candela, lo fa perché si mette a servizio e sa che quella che affronterà nei 5 anni successivi sarà più una missione quasi che altro. E quindi io penso che tutta questa intenzione vada comunque onorata, no? Con il rispetto che è giusto dare agli amministratori, criticando quando ovviamente c'è necessità di farlo, ma anche sapendo, no, riconoscere il lavoro che si fa, perché poi è tutto il territorio che ne risponde e in qualche maniera risente positivamente del lavoro. Per quanto poco si possa fare, comunque il territorio viene, e i suoi cittadini vengono sempre prima di tutto nei pensieri di un amministratore, per cui noi contiamo di farlo nel migliore dei modi. Hai citato Alfio, è una delle realtà professionali ed economiche
più importanti, ma non solo nel suo settore, ma soprattutto per l'esempio che dà, cioè questo concetto che ha Alfio e Ideografica in generale, no, di dire io ho dato, ho avuto tanto da questo territorio, voglio ridare qualcosa, che non è, non è un concetto così banale, no? Invece è un concetto importante, perché poi si traduce in opere che rimangono. Certo. Libro, calendario, pubblicazioni. Certo, certo, certo. Ecco, un modo importante, e penso che ecco, sia un bel esempio da seguire, non solo per gli imprenditori in generale, ma come concetto. Per territori tutti. Vivi, che vivono e che lavorano, e che non sono solo parchi a tema per chi li va, esatto, a ma soprattutto visitare. Che non tengono per sé, ma vogliono arrivare. Esatto, esatto, esatto. Senti, qui ce n'erano delle altre, abbiamo sì. trascurato di citare, qualcuno si arrabbierà perché non abbiamo citato il Museo del Balì. Come fai a non citare il Museo del Balì? Ma non aggiungiamo niente, diciamo che ci torneremo, no, quando sarà aperto, perché attualmente perché, è ovviamente chiuso, anche perché se volessimo fare proprio quelli, cioè la tua presenza vale tre, nel senso dovremmo farne tre, perché le municipalità erano tre, i comuni una volta erano tre, che cui... te ne rendi conto, perché molte volte è difficile far passare questo certo. concetto. E allora con Allegra ci organizzeremo per averti di nuovo con noi a parlare magari delle singole municipalità, e approfondiremo anche uno dei tanti temi, i tanti temi che abbiamo. Sarò onorato oggi. Di partecipare molto di bene, grazie, grazie Andrea. Grazie a voi. È stato con noi Andrea Giuliani, sindaco del comune Sparso Colli al Metauro, e ci ha dato una bella immagine di questo suo territorio. Veniteci adesso a trovare. Prima di andare al pausa musicale che prelude al nostro ospite conclusivo, abbiamo gli esiti del sondaggio. Ascoltare era ascoltare o parlare, preferite ascoltare o parlare? Ascoltare il 60%, parlare il 40%, se fosse vero sarebbe un bel risultato, ma vediamo, vediamo, perché poi il sondaggio resta online, potete anche approfondire, e ne parleremo degli esiti definitivi mercoledì prossimo. Salutiamo Beatrice, Sonia, Gianna, Francesco, Matteo, che ci hanno mandato saluti dalla pagina Facebook e dai social. Ringraziamo Tiziano Donzelli, che insieme a Gulliver ci permette di realizzare il nostro studio e di allestirlo. Adesso andiamo con la pausa musicale dedicata a un video pubblicato il 3 marzo da parte di una bravissima cantante del nostro territorio, Valentina Livi, cantante pesarese per l'esattezza di Santa Maria dell'Arzilla. La sensazione di essere perso, restate con noi, perché subito dopo saremo con Claudio Calevi, direttore provinciale di Coldiretti. Restate con noi. A volte vorrei correre senza pensare che il cuore prima o poi si dovrà fermare. Raccontami il tuo giorno migliore, provi ancora quelle cose. A volte l'immagine allo specchio mi sorride, a volte si riveste e mi dice: ma cosa ti tormenta così tanto? Non fare la bugiarda, il tuo sguardo. Vuoi dirmi a cosa stai pensando? Insegnami a tenere il tempo come un maestro che dirige l'orchestra più grande. A volte la sensazione di essere mortale è un salvagente che mi fa affogare. Tu ricorda com'è veramente il mare, non è facile capire. Dirige l'orchestra più grande del mondo.
Eccoci, allora siamo con il nostro terzo ospite della giornata e diamo il benvenuto a Claudio Calevi, direttore di Coldiretti, direttore provinciale di Coldiretti. Gli diamo il benvenuto a Casarossini, ma a questo punto gli diamo anche il benvenuto a Pesaro, visto che è stato nominato il 1° dicembre 2020. Esatto, è proprio così. Io è pochissimo tempo che sono qua e purtroppo sono capitato in un momento, diciamo, abbastanza difficile, come lo è per tutti. Il mio nuovo insediamento è avvenuto proprio nel pieno della pandemia e quindi è difficile iniziare un nuovo percorso, avere un nuovo incarico importante come questo nel pieno di una pandemia. Capisce che insomma, ecco, è fondamentale per il nostro lavoro girare il territorio, seguire le aziende e questo purtroppo mi è stato impedito da questa situazione. Anche se devo dire con le dovute precauzioni sono riuscito ad iniziare a conoscere il territorio del Pesarete, che devo dire insomma è un territorio molto bello, anche se visto in una stagione autunnale, quindi molto spento, con pochi colori, e immagino, posso solo immaginare che con la primavera può e con l'estate migliorare. Esplode insomma. Esatto, ecco. Sì, sicuramente le nostre campagne, le nostre colline, tutto il nostro territorio guadagna dal punto di vista della vista e di tutto quello che è la vitalità e tutto il resto con l'arrivo della primavera. Diciamo che è arrivato nel momento giusto, ha preso visione e poi adesso piano piano andrà migliorando la situazione e possibilmente si apriranno di nuovo le possibilità anche di andare posto direttamente. Esatto. Nel frattempo però naturalmente in tema di Covid, Coldiretti, che ovviamente tratta un prodotto essenziale per la vita delle persone, che è tutto quello che viene dall'agricoltura per mangiare, per sostentarsi, durante il Covid ha vissuto momenti importanti, perché comunque il cibo non è mai mancato e questo è un elemento fondamentale che è opportuno sempre sottolineare. Esatto, non è mai mancato e non può mancare il cibo, quindi le nostre aziende agricole hanno sempre lavorato e hanno lavorato sempre con la stessa dedizione e con la stessa intensità con cui lavoravano prima del Covid. Posso immaginare che una stalla di mucche da latte deve avere le stesse accortezze che aveva prima del Covid. Le produzioni vanno comunque programmate, vanno seminate, vanno raccolte comunque. Quindi le nostre aziende, anche se in sicurezza, hanno proseguito a fare il loro lavoro. Pur se Coldiretti stima in un danno importante superiore ai 9 miliardi di euro il danno appunto causato dal Covid, in questo anno a cavallo fra il 2020 e il 2021, un anno 13 mesi dall'inizio del Covid, certo, è un danno importante. Danno importante dovuto soprattutto dal fatto che in alcuni specifici settori agricoli, e quindi qui mi potrei riallacciare al discorso dell'agriturismo, che è quello che ha subito i danni, certo, maggiori. Certo. Quindi ecco, va bene, il produttore agricolo ha reagito bene, le aziende agricole hanno reagito bene, ma hanno subito comunque danni. È importante che a casa ci si renda conto e si risottolinei questo aspetto, perché alle volte si tende a sottovalutare, in condizioni normali si tende a sottovalutare l'idea che comunque quello che noi portiamo sulle nostre tavole nasce, cresce da qualche parte viene trattato, viene coltivato o allevato a seconda di cos'è e poi viene trasportato, trasferito, portato, selezionato e per arrivare nelle nostre tavole. No? Esatto. Lo diamo un po' per acquisito. Probabilmente il Covid ci ha dato la possibilità di sottolinearlo, di ricordarcelo un po' meglio, no? E allora questo aspetto qui, tutto sommato, è importante ricordarlo ancora una volta e collegarlo appunto alle difficoltà che anche il settore ha incontrato e dall'altra parte ricordarsi che invece c'è tutto un comparto turistico che era legato e che è legato al discorso dell'agricoltura che si è invece completamente fermato. Quello degli agriturismi è come tutte le realtà turistiche anche di vario altro varie altre, esatto, tipologie, è completamente fermo. E da quel comparto lì, Coldiretti, che cosa si aspetta e che cosa fa? Dunque, allora, ha detto bene lei, rispondo alla prima domanda, diciamo, alla prima osservazione.
che il comparto imprenditoriale non si è mai fermato, anzi, secondo me con i mercati di Campagna Mia, Campagna Amica e la vendita diretta, le persone, il cliente, ha stretto un rapporto ancora più profondo con l'agricoltore, con il produttore, perché nel momento in cui il cliente va a fare spesa nei nostri mercati o nei punti vendita aziendali, ha anche il tempo e il modo di farsi raccontare che cosa c'è dietro quella mozzarella, dietro certo. quel prodotto, dietro quella bottiglia di olio o di vino, o dietro a quella pianta di insalata, quanto sforzo c'è, quanto lavoro c'è, quanta dedizione c'è e sacrificio. Quindi questo è quello che riguarda ancora la parte produttiva dell'azienda. Purtroppo però poi, a differenza di questo, abbiamo notato e si tocca con mano il problema degli agriturismi, perché il cosiddetto turismo di prossimità all'interno delle nostre aziende agricole, laddove è anche attiva la parte agrituristica, e lì soffrono, hanno sofferto e stanno soffrendo ancora enormemente del lockdown, della chiusura, che poi riguarda tutto il sistema Horeca in realtà, che è quello, è l'indotto per il quale le aziende agricole soffrono enormemente, perché non riescono a piazzare i prodotti che producono all'interno di un sistema che prima era una importante valvola di sfogo. Quindi gli agriturismi in un senso, perché non possono sviluppare quel certo. turismo rurale così come erano abituati, e le aziende di conseguenza che non hanno più quel canale di sfogo certo. e si trovano in difficoltà soprattutto per i prodotti di nicchia, non tanto per i prodotti destinati alla GDO, diciamo, certo, laddove appunto ne prendono a quantità industriali, certo. ma il prodotto di nicchia che era venduto o consumato per produrre piatti tipici, certo. quel prodotto si è fermato praticamente. Certo, certo, certo. Per cui diciamo che l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è attivarci per essere pronti a questa ripresa che tutti si auspicano arrivi presto, e nell'attivazione ci stanno ovviamente i prolungamenti di situazioni come Campagna Amica, ma anche come la Nutrizionista Chilometro Zero, per esempio, che è un'altra bella iniziativa che tra l'altro seguiamo noi come Rossini TV con una trasmissione dedicata. Esatto, questa è nata proprio dalla collaborazione tra col Diretti e Rossini TV, una bellissima idea che ci permette a noi come col Diretti di entrare appunto nelle case degli ascoltatori della provincia di Pesaro, insomma, per presentare e quindi far veicolare il messaggio importante secondo noi anche da un punto di vista nutrizionale dei prodotti che vengono cucinati, che vengono come si dice, prodotti all'interno delle aziende, perché il connubio che c'è fra la nutrizionista che partecipa al programma e l'azienda agricola agrituristica con i nostri chef, agri-chef che partecipano alla trasmissione, è un connubio perfetto, perché l'azienda cucina e produce cibo cucinando i propri prodotti, soprattutto stagionali. La nutrizionista che fa spiega il valore nutrizionale di questi prodotti e quindi fa capire alla gente, alle persone, che mangiando sano e mangiando con una certa stagionalità si può curare, oltre che come si dice, la pancia, no? anche il fisico, certo. anche la mente. Questo è un po' è una sorta di ricucitura di uno strappo del passato che aveva fatto sì che ormai si pensasse che il prodotto alimentare nasceva nel magazzino del centro commerciale dove andiamo a comprare, no? E invece in realtà non è così, cioè c'è un ritorno all'origine, c'è un ritorno a capire, come dicevo prima, che c'è uno spazio che è fatto di terra, che è fatto di macchine, che è fatto di lavoro, che è fatto di animali, che è quello che produce, e tra l'altro che ha la possibilità di vendere anche direttamente. I mercati non si sono mai fermati, vero? I mercati diretti. Esattamente. Noi abbiamo sempre lavorato, anche fin dal marzo dello scorso anno, quando è scoppiata la pandemia, eravamo anche noi impauriti da questa situazione, però in realtà poi
abbiamo reagito prontamente, ci siamo messi in sicurezza rispettando quello che erano i DPCM previsti dell'epoca, ma anche attuali, e devo dire che i nostri mercati non hanno mai chiuso, perché oltre che essere anche all'aperto e quindi in una situazione, esatto, no, di sicurezza già di per sé, no, essendo, certo, all'aperto, quindi circolazione di aria, distanziamento, i nostri produttori che partecipano ai mercati hanno adottato tutti quei, come si dice, i protocolli previsti dai DPCM, e devo dire che non c'è stato poi, anzi, non c'è stato sicuramente il calo di vendite all'interno dei nostri mercati, anzi la gente è venuta molto più volentieri da noi nei mercati di Campagna Amica piuttosto che magari nei locali chiusi, nei classici negozi, forse proprio perché erano, sì, dei mercati all'aperto, ecco. Sicuramente questo è stato un po' un punto di forza, danno l'idea di più sicurezza, esatto, trovano anche un ambiente, come si dice, diverso, no? Il produttore che ti racconta appunto da dove viene quel prodotto, come lo ha coltivato, certo, ti consiglia lì per lì una ricetta certo, da elaborare con quel prodotto, sì, sì, quindi c'è questo con rapporto, quella confidenzialità del io lo preparo così, vedi, esatto, tu, insomma, no? Io che lo produco lo preparo così, ti do la dritta, insomma, ecco. è proprio così sicuramente il forse uno dei lasciti, non ce n'avrà tanti di lasciti belli la pandemia, però uno dei lasciti buoni che ci lascerà è questa modifica del rapporto che c'è comunque tra magari in questo caso produttori, coltivatori e consumatori. Ci sono tante altre situazioni nelle quali appunto questo stringersi insieme, facendo fronte unico magari contro questa specie di nemico che ci è capitato dall'alto, probabilmente ha consolidato dei rapporti e sì, li ha fatti anche nascere. Ha dato forza, no? Ha dato forza anche, esatto, a tutti, a chi produce, a chi acquista, ha aggregato le persone, tra virgolette, no? Nel senso che ha messo insieme le persone per superare, per farsi forza fra di loro e superare questi momenti di crisi. Siamo in conclusione, lei che viene dal coordinamento provinciale dei servizi della Maremma laziale, sì, e il coordinamento di vice direttore della Campagna provincia Amica, di Viterbo, sì. Che cosa si aspetta da questo suo importante incarico sulla nostra provincia? Ma dunque, io mi aspetto quello che ho visto e ho potuto constatare, è quello che i miei dipendenti, i miei collaboratori mi hanno accolto nel miglior modo. Ovviamente io sto cercando di dare una mia impronta personale al metodo di lavoro e alla creazione della cosiddetta squadra di lavoro, cosa che ho fatto e tuttora è operativa, e devo dire che abbiamo dei grandi risultati già oggi e nonostante il periodo. Quello che mi aspetto è che finisca questa maledetta pandemia, e quindi si possa ripristinare quello che è il mio normale metodo di lavoro, cioè andare sul territorio, parlare con le aziende, parlare con i soci, dire quello che Coldiretti fa, ha fatto e farà. Questo è quello che mi aspetto di poter fare nel prossimo futuro. Per adesso l'aiuto le viene da un canale televisivo nel quale lei può venire tutte le volte che vuole, lei e anche comunque Coldiretti, tenerci aggiornati sugli sviluppi, come abbiamo fatto oggi, come abbiamo provato a fare oggi con Claudio Calevi, il neo direttore di Coldiretti, col quale concludiamo la puntata. Oggi sono stati con noi anche Andrea Giuliani, sindaco di Colle del Metauro, Enrico Battistelli di BP Cube Innovation Districts. Questa era la puntata di oggi. Ho concluso anch'io, io guardo sempre, qualcuno dirà ma dove guardi? Guardo Allegra, perché lei è la nostra segretaria di redazione che tutto sa ed è la memoria e il filo conduttore della trasmissione, per cui io la guardo per essere sicuro. A questo punto lei mi conferma che è tutto a posto, ci siamo detti. Io la ringrazio per l'ospitalità. Grazie a lei per essere stato con noi e per averci raccontato, come le accennavo prima, c'è un rapporto emozionale molto forte con Coldiretti, visto che mia madre è stata dipendente come segretaria dell'allora direttore
settore per più di 30 anni e addirittura mio padre all'inizio della sua attività lavorativa era nel consorzio agrario, per cui diciamo che l'impostazione negli anni 50 viene dalla mia famiglia e io il primo ascensore dove ero entrato era quello dell'ufficio dei... Quindi è la collaborazione giusta tra Coldiretti e Rossini TV. Direi proprio di sì, soprattutto nel mio caso. Grazie ancora a lei, grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento con la ripresa delle dirette è per mercoledì, ma naturalmente come sempre Casa Rossini va in onda anche in replica oggi alle 16, alle 22 e domani alle 15.30. Grazie ancora, restate sempre con i programmi di Rossini TV, buona giornata a tutti.